Bella ragazzi, Starling Battles of Atlas. Andiamo e vi faccio vedere un mega gioco. Allora, come usare Ubisoft. Allora, seleziona slot salvataggio, ne cominciamo una normalino, poi dopo si potrebbe fare qualsiasi cosa insieme e vediamo un attimo questo gioco, fighissimo, insieme. Oh. Wow. Bello. Ah, questo gioco era che dovevate comprare tutti i personaggi fisici e poi ah, che belli. Non è niente male questo. Collegarli con un apposito coso sul pad e man mano che collegavate i pezzi potevate poi giocarci il gioco. Dopo io li avevo comprati quasi tutti, quasi tutti. Vi faccio vedere le navi. Io le navi ce le ho, realmente. Questa qui è bellissima. Ok. Mod della nave. Nucleo, controllo, velocità, energia. Ok. Difesa, questa è difesa 60, eh? E questa c'è solo questa. Gli altri bisogna sbloccarli. Social, tutta la parte del social del gioco. Foto, giocatori, elementi visivi, sottotitoli, lingua, audio, riconoscimento, torna, riprendi. Aver stabilito contatto con un alieno, la Terra, l'astrofisico Gran ha reclutato una propria squadra per esplorare lo spazio, chiamato l'alieno Jedge e la squadra Iniziativa Starlink. A bordo della nave ispirata ai propulsori della nuova, la squadra Jungle del sistema Atlas in cerca di risposte sulle origini di Jedge. Video. Ci siamo. Atlas, gioiello delle Pleiadi. Oh, guardate! Benvenuti in Atlas! Farò un botto di like quando torneremo sulla Terra. Non ne farai. Levi, nessuno deve sapere di tutto questo. Ho giusto un piano al riguardo. Chase, Levi, uno di voi deve aiutare Hunter con la scorta. Ok. Ehi! Ha detto uno di noi. Scansione pronta, Sangrand. È incredibile. Non riesco a credere che lo stiate facendo da un anno. È il terzo viaggio. E non ci ha ancora stancato. L'ultimo è stato Alcyon, ora Atlas. L'artefatto che cerchiamo qui potrebbe essere la svolta che ci serve. Siamo vicinissimi. E lo sento. Avviso di prossimità. Pare che la nostra consegna stia arrivando. Blu-ray, trovo Ini! Ok. Sentiamo che cosa dice. Ma non serve! Mi sentite? Che è successo? Hai tutto? Sì, ma questa gente non apprezza i furti. Un po' permalosi. Mi servirebbe un aiutino. Non ce la può fare. Vieni alla Equinox, arriviamo. Vado sul ponte. Judge, porta Mason con te all'hangar. Guadagnate tempo per farmi accendere il motore. Sei sicuro? Forse dovrei aiutarti nel reattore. Non hanno mai usato lo Starlink. Faglielo vedere tu. Prendi la mia nave. Sei pronto? Ok.
Ce la puoi fare. Wow, epico. Vai. Ok, stanno arrivando. Mantenete la calma e proteggete il carico. D'accordo, Razor. Allora, con cosa sparo? Ma non c'è... non c'era l'arma, raga. Su una, messa sull'altra. Vabbè, si può fare. Applicazione sentimentale. Perché senza... sai che ci sono solo teste di lucertola. È dura. Parlavo della situazione attuale. Sono ancora viva, no? Bene, Sangrenda un altro minuto di reattore. Pronti a chiudere la battaglia. Avanti così. Sono velocissimi. Non abbastanza. Figo. Guarda qui. Si fanno più numerosi. Resisti. Ho distrutto una nave nemica. Bel colpo. Ehi, bel lavoro, novellino. Grazie. Ci sono quasi. Digli di aspettare ancora un po'. Breccia nel reattore. Tornate alla nave! C'è una breccia nel reattore! D'accordo, ma ce n'è ancora una. Sangrend! Judge è sveglio. Noti Equinox, rapporto. La Equinox si è schiantata. Bella. Judge è qui, Hunter. Ripeto, la Equinox è precipitata. Piloti a rapporto. Rilevo un'interferenza. Nave pilota attiva. Tutti i sistemi in riserva. Sage, trova la Equinox. Negativo.
Nova della Equinox esaurito. Comunicazioni a lungo raggio disturbate. Devo trovare la Equinox. Nuovi nemici. Interessante. Analisi nemico completata. Consiglio le armi a breve gittata. Un'uscita. La Equinox. Altri nemici. Analisi nemico completata. Consiglio una combinazione. Bella raga! La loro intelligenza si direbbe primitiva, ma hanno una composizione avanzata. Finiti. Tutti. Judge! Sei tu? Ciao, Chase. Sono contento che tu sia viva. Come stanno gli altri? Niente paura. Siamo tutti qui. È una buona notizia. Continuiamo a cercare Sam Grant. Più restiamo qui, più mi preoccupo per la sua situazione. Non possiamo. I pazzi che hanno preso Sam Grant hanno anche il nostro reattore. Ne abbiamo un altro, ma senza carburante siamo bloccati. Non possiamo stare qui fermi. Ci deve essere un modo. Forse c'è una soluzione. Guardate la mappa. Ecco la nave. Allora, eccolo qua. Dovreste vedere tutto entro il raggio della scansione. Il resto del pianeta è territorio inesplorato per ora. Razor, sto rilevando un segnale alieno in zona. Pensi che ci sia qualcuno? Vale la pena controllare. Prendi confidenza con la mappa. Per ora non c'è molto, ma quando avremo esplorato questo posto ci tornerà utile. Indago e cerco carburante. Attenzione, non sappiamo cosa ci aspetta. Te lo dico io che cosa ci aspetta. Un mucchio di robot assassini! Robot assassini? Avremmo visto cosa? Qualche Drake e un paio di Cyclops? Un momento. Cioè, per voi questo è normale? Abituati, okay, tornatene a casa. Andiamo. La legione appunto qui da molto più tempo di tutti noi. Ma io credo che bisogna andare di qua. Intanto il primo video è di presentazione, vi faccio vedere un po' com'è il gioco, raga. Dovrebbe essere un fruttosso, appetitoso. Non è una pianta, è una specie di parassita. Devo estrarne 5. Resiste ai miei sforzi. Analisi.
Il Nova è più facilmente rimovibile se colpito da armi criogeniche. Credo che il segnale provenga da una struttura. Credete che siano civili? Speriamo. Va a salutare. Se hai bisogno, siamo qui. Raccogli. C'è anche tutte le cose da raccogliere. Di roba. Aspetta, no, non posso riparare la mia nave. Aiuto! Massacriamo. Grazie mille. Ora posso tornare ai miei studi. Bella lì. Andiamo subito alla chiave, dai. Bene, rieccoti. Aspetta, tu non sei Ticket. Ma dov'è il mio assistente quando serve? Salve,
Sono Judge e desidero evitare interazioni ostili. Faccio parte di una squadra di esploratori. La nostra nave è precipitata e ci serve carburante. Potete aiutarci? Oh, scusa. Sono in confusione perché è scomparso il mio assistente. Non è che hai visto un tizio tozzo e verdolino in giro? Non ho visto nulla di simile. Potrebbe essere un'occasione per aiutarci a vicenda, però. Ho mandato Ticket a piazzare un segnale e l'ha messo vicino a un nido di... Li eliminerò. Cioè, hai appena fatto amicizia con un alieno! È una cosa storica! Sì, sembrava un'iguana gigante. Quei libri di fantascienza dicevano la verità. Iguana? Spero che sia un complimento, moscerino. Oh, sì. Le iguane sono creature bellissime. Sono maestose. Mm-hmm. Chiedo conferma che devo trovare un nido di imp. Imp, fastidiosissime macchinette, le peggiori della legione. Il modo migliore per gestirle è, evitarle a tutti i costi. Ma pare che il fuoco funzioni. Quindi, fuoco? Non sarà un problema. Ok, andiamo di corsa. Di corsa, poi ci vediamo alla prossima, ragazzi, eh. Un po' di chilometrazzi, eh. Che cos'è che viene fuori da sotto? C'era un mega mostro. Scansione parziale completata. Scansiona più esemplari per completare il profilo del DNA. Già scansionato. Forse bisogna scansionarne più di uno. Porca che porca. Cos'è sta roba? Analisi nemico completata. Rilevata debolezza strutturale. Ho trovato il nido di Imp. Sono felici di vedermi. Il nido di Imp è stato terminato. Ah, fantastico. Niente nido, niente Imp. Come piace a me. Ho qui dell'Electrum per voi, come promesso. Oh, in realtà la nostra nave va a Nova. Nova? Da dove hai detto che venite? Buona parte di noi viene da un pianeta chiamato Terra. Non conosco le mie origini. L'unico modo per ottenere del Nova è recuperare il nucleo di un estrattore, ma, dovresti vederlo sulla tua mappa. Interessante. Ora che abbiamo aiutato l'osservatorio, abbiamo una maggiore visibilità del pianeta. Quello è l'estrattore della Legione, è il nostro obiettivo. Estrattore. Attenzione, vai. Gli estrattori sono macchine della Legione. Prima che nascessi io erano facili da smantellare, ma dopo il risveglio hanno imparato a difendersi bene. Però mi sembrate abbastanza competenti. Portatemi il nucleo e facciamo tutto.
Non è una tempesta normale. Ah, sì, l'estrattore dovrebbe essere lì dentro. Database Starlink aggiornato. Andiamo all'estrattore. Porca! Una bella vestirina l'estrattore, eh? Analisi nemico completata. Consiglio le armi d'assedio. Un macchinario imponente. Siamo convinti della nostra strategia. È l'unica idea che abbiamo. Prima devi puntare ai nodi lungo il perimetro. Mira alle celle energetiche rosse. Dopo averle eliminate, il nucleo dell'estrattore sarà esposto. Ho disabilitato il nodo. È fatta! I nodi sono disabilitati. Ora è il momento di colpire l'estrattore. Esquiva quei laser! Boom! Extraction Destruction! L'estrattore è stato terminato. Bene, recupera il nucleo e andiamocene. Il nucleo è al centro dell'estrattore. Afferralo e tira, ma non troppo forte. Preso. Interstellare, il Nova è rarissimo. Con un talento simile puoi guadagnare una fortuna. Non capisco, non potete fare altro Nova? Magari. Purtroppo, anche se c'è un sacco di Electrum, nessuno sa come raffinarlo. L'unico Nova rimasto è dentro queste macchine. E beh, noi non siamo coraggiosi come voi. Wow, chissà se Sam Grand lo sa. Come hai detto? Il nostro capitano Sam Grand ha imparato a creare il Nova. È così che siamo arrivati qui. Il vostro capitano sa fare il Nova? Per le stelle, perché non l'avete detto subito? Una simile tecnologia può mandare in subbuglio tutto il sistema. E dicevi che è scomparso? Per questo siamo qui. Capisco, affascinante. Guarda quanto è grossa quella torre. Inizio a pensare che ci sia ancora molto da imparare su Atlas. Ok, andiamo al 33 e ci vediamo al prossimo video su Starlink, ragazzi. Contando che io avevo anche tutte le navette, piloti e armi, le vendevano a parte nelle confezioni reali come statuette, adesso le usiamo. Perché poi hanno visto che non vendevano niente e hanno fatto il gioco praticamente che si può giocare completamente digitale senza usare le macchinette. Avviso di prossimità, rilevate fortificazioni dei predoni. Le armi tradizionali sono inefficaci contro lo scudo. Oh, inefficaci! Riflettono i colpi della torretta con lo scudo attivo per indebolirne le difese. Sono sotto attacco! Aiuto! Le armi tradizionali sono inefficaci contro lo scudo. Rifletti i colpi della torretta con lo scudo attivo per indebolirne le difese. Grazie mille! Avrei fatto la fine del fertilizzante senza il tuo aiuto. A chiunque mi riceva, ho bisogno di soccorsi! Aiuto! Grazie mille! Ora posso tornare ai miei studi. Sei tu. Consegniamo oggetto. Ecco il nucleo, come promesso. Fantastico. Wow. L'estrazione del Nova richiederà solo un momento. Serve un sostituto. Sostituto?
Cosa intendi per sostituto? Beh, avete un capitano da trovare, no? Un capitano che sa produrre il Nova. Vi servirà un esperto del posto. Me la cap... Oh, sei tu. Logica ineccepibile. Allora dovrò prendermi un periodo sabbatico. Ci vediamo lì. Devo solo trovare quello stupido assistente. Ho il Nova. Ho ottenuto anche un compagno. Forte, forte, forte. Allora, ragazzi, io... vi aspetto al prossimo video. Ok, raga. Chase da Silva, Judge, Mason Rana, Levi McKay e Hunter Haka. Ah, ne abbiamo altri. Abbiamo anche Razor Lamai, la Pulse come nave, Neptuno, Zenith, Lance, il raggio congelante, il vulcano, il lanciafiamme, il tritatutto, impulsore dirompente, levitatore, onda shock, pugno d'acciaio, cannone Gauss e tritatutto MK2, raga. Questi che non... Non ce li abbiamo. Dati tecnici, tecnologia Starlink, le navi, i booster, schivata, scudo attivo, scudo di ariete, ci sono anche gli scudi, corazza, booster nave e nucleo, armi d'assedio, precisione, munizioni arma, booster armi, e tante tante altre. Codice nemici, vediamo cosa abbiamo scoperto. Estrattore, il nido, imp, il ciclope e il drake, fazioni, la legione dimenticata, spedizioni, osservatorio e ricercatore. Atlas, sistema stellare di Atlas, Crite, abbiamo scoperto un fruttosso e un sabbiobaco, quello lì. Vediamo l'ultimo, Sir Grand, il prologo che è la ragazza, attacco all'Equinox e il primo contatto che è quello che stiamo facendo adesso. Social e opzioni. Va bene ragazzi, io vi aspetto su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch. Vi aspetto davvero davvero che ci passiamo delle belle giornate insieme. Ok ragazzi, quindi fine prima parte di Starlink, vi aspetto per la seconda. Ciao amici, è tutto da Marco Drans Game Scena. Mi raccomando di mettere mi piace, condividete, seguite e iscrivetevi al canale YouTube, ma soprattutto anche quello Twitch, che tutti i giorni alle 9 facciamo le live, e sabato e domenica, salvo impegni, c'è anche la live delle 3, quindi due live sabato e domenica e una tutti i giorni su Twitch. Comunque rimanete in contatto su Facebook, Instagram, TikTok e Twitter per sapere tutte le live di Marco Dram. Starlink, Battle of Atlas di Ubisoft, è tutto per la prima parte da Marco Drums Games. Ciao!